scontro tra i due capitani ne esce vincitore quello della New Team. Ora Aston è davanti alla forza della Map. Oh no, ce l'ha fatta! Aston è ora di fronte a Warner, che lo attende tra i pali. Warner esce dalla porta e va incontro ad Aston per fermarlo. Nelle eliminatorie abbiamo perso contro la Muppet con un solo gol di scarto. Ora dobbiamo vincere con una differenza di reti maggiori, altrimenti sarà come pareggiare. Quindi devo fare questo gol a tutti i costi. Aston è pronto al tiro! Non tira, se preferisce saltare e porta con sé il pallone. Supera Warner che si sbilancia e va a terra. Ora la porta è vuota. Siamo i campioni. Tiro di Aston. Tiro di Aston. Ed è gol. Stupendo. Questo è il giocatore che ha segnato quasi allo scadere del 15° minuto della replica del secondo tempo supplementare. Fischio finale dell'arbitro. Vinto questo campionato nazionale battendo la Muppet per 4-2 dopo una partita combattutissima durata 2 ore e mezza. Abbiamo vinto, mi sembra tutto un sogno. Un sogno? E invece siamo svegli? I giocatori della New Team festeggiano il loro eroe, il capitano Holly Aston, realizzatore delle 4 reti della vittoria. Ecco anche il grande Benji che sorregge Baker ancora stordito. Anche Tom. Holly. Sì, Benji, è proprio vero. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto noi questo campionato nazionale. Io ne ero certa. Oh, Benji, che gioia! Ci pensi, siamo i campioni. Grazie a te e a Holly. E a voi. È comprensibile l'euforia e l'emozione della squadra della New Team dopo la sudata vittoria di questa edizione del campionato nazionale. Anche i giocatori della squadra avversaria, la Muppet, si sono comportati da campioni, giocando benissimo per tutta la durata dell'incontro. Appaiono tristi e demoralizzati, ma posso dire che il secondo posto in un campionato come questo è più che gratificante. Siete stati bravissimi! Siete i più grandi, la vittoria non conta. Sono orgogliosa di te, Mark. Grazie. Ci sei riuscito, Holly. Sei arrivato al tuo scopo. Sono fiero di te, Holly. Sapevo di non sbagliarmi. Sei un fuoriclasse. Oliver. Sì, Mark. Mi hai battuto, amico. Tu e i tuoi compagni avete giocato molto bene e avete meritato di vincere questa finale. Grazie, Mark. Tommy, hai giocato splendidamente anche tu in coppia con Oliver, lo sai? Grazie, Mark. Mi raccomando, guarisci presto. Ehi, Benji, questa volta purtroppo non mi è riuscito di segnarti un bel gol da fuori area, ma puoi stare tranquillo che la prossima volta non fallirò. Sì, sei un avversario molto pericoloso, Mark. Sei proprio tu. Volevo dirti che fino ad oggi nessuno era mai riuscito a farmi 4 gol nella stessa partita. Seguendo l'esempio del loro capitano, i giocatori della Muppet sono andati a congratularsi con i giocatori della New Team. Congratulazioni, siete stati bravi. Bravissimi, davvero. Complimenti. Gli spettatori applaudono vincitori e vinti che si sono affrontati con correttezza e determinazione, offrendo uno spettacolo sia agonistico che tecnico senza precedenti. Ricordiamo che la New Team ha battuto la Muppet per 4-2, aggiudicandosi così la finale di questa edizione del torneo calcistico. Noi tutti vi diamo appuntamento per il prossimo anno e ci auguriamo che il prossimo torneo si svolga come questo, nello stesso clima di autentica amicizia.
È stata la New Team a vincere. E questo significa che sarà Oliver Hutton ad usufruire della borsa di studio. Tra qualche istante, gentili telespettatori, avrà inizio la cerimonia di chiusura di questo torneo. Congratulazioni, Ollie. È tutto quello che posso dirti per ora. Questo torneo ti ha molto maturato. Ti ha fatto incontrare degli avversari molto forti. E ogni volta per superarli hai imparato qualcosa di nuovo. Hai mantenuto la promessa che mi avevi fatta e sei diventato il numero uno del calcio giovanile. Bravo, Ollie, ce l'hai fatta. Se vinco verrò in Brasile con te, Roberto. Purtroppo però, sono io che non posso mantenere la promessa che ti avevo fatta. Addio, Ollie. Addio. Al capitano della New Team, Oliver Hutton, viene consegnata la bandiera della vittoria. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Oliver Hutton si volge verso le tribune e mostra il trofeo conquistato dalla sua squadra. Il suo gesto è sportivamente accolto anche dagli applausi dei suoi avversari. Sei fantastico, Ollie! Congratulazioni, Ollie. Oliver, tesoro mio, hai vinto. Oltre ad essere il capitano della squadra vincitrice, Hutton è anche il miglior giocatore e il miglior cannoniere di questo torneo, avendo realizzato ben 31 gol. Lo segue con 15 gol il suo compagno di squadra, Tom Becker. Ed ecco l'elenco dei giocatori più meritevoli di questo torneo. Benjamin Price, della New Team. Ed Warner, della Muppet. Theo Sellers, della Norfolk. Oliver Hutton, della New Team. Johnny Mason. E Ted Carter, della New Team. Mark Landers della Muppet, Jason Derrick e James Derrick della Hot Dog, Julian Ross della Flynet, Danny Mello della Muppet, Tom Baker, Paul Diamond e Bob Denver della New Team. Nel torneo di calcio per ragazzi che è appena terminato, abbiamo potuto vedere moltissimi giocatori di un'abilità e di una tecnica calcistica sicuramente superiori alla media. Questo è certamente un risultato estremamente positivo per il nostro paese, che dopo il terzo posto ottenuto alle Olimpiadi di Città del Messico, nulla di buono ha saputo fare in campo internazionale. Noi siamo certi che questi ragazzi riusciranno a portare un contributo decisivo al miglioramento del nostro calcio. Sarà senz'altro così. Tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo torneo daranno un valido contributo ad alzare il livello di gioco delle due squadre di calcio giapponesi. Ne sono sicuro. Bravo, Ollie! Ci sei riuscito! Sei il numero uno del calcio giovanile! Congratulazioni, Oliver! Vi ringrazio, ragazzi. Anche a te, mamma. Ma dov'è Roberto? Non capisco. Era qui fino a un momento fa. Probabilmente sarà ritornato in albergo. Vado a vedere. Dove devo portarla, signore? All'aeroporto internazionale. Oliver, che significato ha per te aver vinto il torneo? Oliver, da questa parte, per favore. Guarda qui. Hai visto, Patty? Ollie è diventato proprio una star. Un accidente, io non sono ancora riuscita a congratularmi con lui. Ehi, ho detto permesso. Roberto? Roberto! Dove sarà andato? Non è possibile. Roberto! Adesso che ho vinto questo torneo, potrò finalmente andare in Brasile con Roberto. Oliver! Bravissimo, Ollie. Congratulazioni. Sei stato fantastico. Grazie. Congratulazioni anche a te, Tom. Sei un vero campione. Visto che medaglietta d'oro, ragazzi, ammirate.
Andiamo, ragazzi, e tenete la testa alta. Non è un disonore essere arrivati secondi, capito? Sì! Sì! Mark? Ah? Ah, è lei. Ascolta, Mark Landers. Visto il risultato che hai conseguito, ti confermo l'invito a venire alla Tow School. Sì, ma è Holly che ha vinto. È vero. E infatti abbiamo pensato di dare una borsa di studio anche a lui. Oliver Hutton sarà il capitano della nostra squadra, ma non sarà il nostro cannoniere. Per questo ruolo c'è un altro giocatore che io ritengo più adatto. E questo giocatore sei tu, Mark. Io? La squadra della Tow School diventerà certamente imbattibile con te e Oliver. Sono sicura che voi due insieme formerete una coppia fantastica. Come? Io e Oliver insieme? Che duo favoloso! Oh, che coppia, ragazzi! Sì, capitano. Allora, accetti la nostra proposta? Beh, ecco io... Non esitare. Devi accettare, Mark. Così il tuo sogno diventerà realtà. Il fatto è che... Mark, capisco benissimo la tua indecisione. Il tuo orgoglio ti vieta di accettare perché hai perso la finale contro Oliver. Pensaci ancora prima di rispondermi. Su, andiamo adesso. Mark! Capitano! Aspettate! È sempre stato il mio sogno frequentare una scuola con un'ottima squadra di calcio in cui poter migliorare il mio gioco. E perciò spero mi vogliate ancora alla Tow School. È arrivato il momento di salutarci, vero Tom? Sì, ma non dimenticherò questa partita per tutta la mia vita. E non dimenticherò te, Holly, e neppure il resto della squadra. Neanch'io, Tom. Oliver! Mamma! È successa una cosa, Oliver. Purtroppo Roberto è partito senza di te per il Brasile. Cosa? Che cosa? Ma non è possibile, mamma! Si tratta solo di uno scherzo, non è vero? Roberto mi aveva promesso che... Ma perché Roberto è partito senza di me? Mi spiace, Holly. Ascolta, Holly, Roberto ha assistito alla nostra partita fino alla fine, è vero? Io credo che se ci sbrighiamo possiamo raggiungerlo all'aeroporto. Cosa? Tom ha ragione. Se facciamo in fretta possiamo raggiungerlo prima che parta. Non so che cosa succede, ma posso accompagnarvi con il mio camion. Ecco, ragazzi, questo signore, glielo dici dopo. Dai, Holly, presto! Eccomi! Ce la metterò tutta per accompagnarvi prima che parta l'aereo. Corra, per favore! Forza, Holly! Holly! Mio caro Oliver, perdonami se parto senza salutarti. Ma so che non sarei capace di spiegarti questa mia decisione se ti avessi davanti. Per me è stato un grande shock apprendere che non avrei più potuto giocare a calcio a causa del trauma che ho subito agli occhi, questo lo sai. Quello che forse non sai è che sei stato tu a darmi la forza di continuare ad amare questo sport. La prima volta che ti ho visto giocare, ho capito subito che avevi la stoffa del vero fuoriclasse. E ho provato il grande desiderio di aiutarti a diventare il più famoso calciatore del mondo, portandoti con me in Brasile, la patria del calcio. Osservandoti durante questo torneo, però, mi sono reso conto che sarebbe stata una scelta sbagliata. Ho capito che le tue possibilità di diventare un vero campione sono superiori a quelle che io immaginavo. Portarti con me in Brasile sarebbe stato un grosso errore. Tu devi sentirti libero di giocare dove ne hai voglia. Sei talmente bravo che devi essere conosciuto in tutto il mondo. Il mondo ti aspetta. Buona fortuna, Holly. Siamo arrivati. Roberto!
diretto a San Paolo. Farà scalo a Los Angeles. Roberto! È in partenza il volo 614 diretto a San Paolo. Farà scalo a Los Angeles. Olli, diventerai un grandissimo giocatore anche restando qui. Anche senza il mio aiuto. Roberto! Non mi dimenticherò mai di te. E seguirò la tua carriera dal Brasile. Addio, Olli. Addio, amici. Addio. Addio. Oliver! Ho sempre saputo nel profondo del mio cuore che non mi avresti mai portato con te, Roberto. Capisco che l'hai fatto per il mio bene, perché è giusto che resti nel mio paese. Farò tesoro dei tuoi insegnamenti e li metterò a frutto per diventare il numero uno del calcio giapponese. Mi mancherai molto, amico mio. Ma forse un giorno ci rivedremo! Roberto!